Parliamo di calciomercato Inter, lo facciamo anche oggi, ma oggi lo facciamo con un esperto, Giorgio Musso. Ben ritrovato innanzitutto, Giorgio, come stai? Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a tutti, è un piacere sempre essere con voi, è tutto bene e speriamo che anche l'anno che verrà sia un anno positivo per l'Inter. Speriamo, speriamo assolutamente. Allora, Giorgio Musso, dalla redazione di calciomercato.it, quindi una delle testate in assoluto più seguite sul calcio e in particolar modo sul calciomercato, come dice anche il nome in Italia e non solo. E Giorgio è praticamente di casa tra le vie del mercato di Milano, tra San Siro, Appiano, la sede dell'Inter e tutto quanto. E quindi Giorgio, con te volevo fare un po' un punto della situazione, cercare di capire già oggi che cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Ma prima ti faccio una domanda con un passo ancora indietro, cioè voglio sapere una tua opinione personale da esperto di calcio. Volevo chiederti quest'Inter, come la vedi oggi? Se secondo te la possiamo considerare effettivamente la più forte in Italia, quindi merita di stare lì in alto in questa classifica, e contestualmente se te l'aspettavi così in alto dopo quello che è successo durante l'ultima estate così particolare. Sinceramente, Lorenzo, no. Dopo tutto il terremoto estivo, con l'addio di Conte, l'addio di Lukaku, l'addio di Hakimi, mi aspettavo sì un Inter al vertice, ma non un Inter che riuscisse a fare uno step ulteriore rispetto alla squadra granitica di Conte, perché Simone Inzaghi ha aggiunto quel qualcosa in più sotto il profilo del gioco, sotto il profilo della manovra. L'Inter è la squadra che in assoluto gioca meglio in Italia e che anche in Champions League crea tantissime occasioni da gol. È stata sfortunata nelle due gare con il Real Madrid, altrimenti oltre alla qualificazione come seconda agli ottavi sarebbe anche potuta arrivare prima in classifica nel girone. Dunque con Inzaghi e con il lavoro anche certosino di Marotta e Ausilio e sul mercato l'Inter ha compiuto secondo me un ulteriore step e non era assolutamente è facile dopo un'estate così tormentata, noi tutti sappiamo l'addio di Lukaku, l'addio di Conte e panchina, le incertezze che c'erano anche su Simone Inzaghi, perché Simone Inzaghi ha fatto molto bene alla Lazio, ha vinto dei trofei con il club capitolino, però il salto in un club, in una big come l'Inter, Certo. ha fatto nascere comunque dei dubbi sulla scelta di Marotta. E Ausilio, dubbi che sono stati spazzati subito via dal campo, perché l'Inter comunque è la migliore squadra per il momento in Italia, quella che gioca meglio e secondo me ha tante possibilità di fare strada in Champions. Poi ovviamente ci sarà un ostacolo e durissimo come il Liverpool agli ottavi, però l'Inter ha tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione anche in Europa e contro i Reds. E allora io volevo poi chiederti anche un'altra cosa. Sicuramente sappiamo in particolar modo a gennaio non sarà facile, poi adesso ti chiedo un po' che cosa ti aspetterai dal mercato di gennaio, non ci sono grandissime risorse a disposizione, però quindi considerando con pochi soldi a disposizione ci sono varie correnti di pensiero all'interno del mondo interista, c'è chi dice dobbiamo tenere tutti perché toccare qualcosa in questo meccanismo che sta funzionando alla perfezione può rovinare un po' i piani. Qualcuno invece dice dobbiamo migliorare questo, bisogna aggiungere un esterno sinistro, un centrocampista, un attaccante e quant'altro. Io voglio sapere un po' anche qui la tua opinione. Secondo te questa rosa di quest'Inter come si può migliorare, se si può migliorare ed eventualmente dove? Il manifesto di Marotta è sempre quello: prima le uscite e poi eventualmente le entrate nel mercato di gennaio. Poi in prospettiva estiva, quello è un altro discorso, ci sono altri obiettivi, altri piani dell'Inter. Per il momento la richiesta che Inzaghi ha fatto alla società, alla dirigenza, è quella di un esterno sinistro in grado di alternarsi con Perisic, perché Inzaghi vede Di Marco più nei tre dietro, cioè come prima opzione nei tre dietro, soprattutto quella di Bastoni, visto che Di Marco è un mancino, e dunque l'Inter è a caccia di un'occasione, di una opportunità sulla sinistra. Una di queste può essere Digne, l'ex Roma, che è in rotta con l'Everton, è in rotta con Benitez, però non è una pista facile perché l'Everton, oltre ad un semplice prestito, chiede anche l'obbligo di riscatto. Per l'ex Roma c'è anche la concorrenza del Chelsea, che ha bisogno
di un terzino a sinistra, e dunque non sarà facile trovare quel profilo che cerca Inzaghi. Tutto però è legato ad un'eventuale uscita, qui parliamo soprattutto di Kolarov, e poi potrebbe esserci anche delle sorprese per quanto riguarda il centrocampo, perché se Vesino dovesse veramente lasciare l'Inter, allora il club nerazzurro darà un nuovo assalto a Nantes e del Cagliari, e anche lì comunque sarà da trovare l'incastro con Giulini e il Cagliari, perché il Cagliari non svende nazionale uruguaiano, malgrado lui voglia da tempo lasciare il Cagliari, voglia da tempo sposare il progetto Inter, però anche il Cagliari, come altre società in Italia, è un osso duro. Qui mi ricollego al Sassuolo con Scamacca, la cui valutazione è schizzata addirittura sui 40-45 milioni di euro, però quello per Scamacca è soprattutto un discorso legato al mercato estivo per l'Inter, che cerca ovviamente un sostituto di Dzeko, o comunque da alternare all'ex Roma in attacco. Dunque lì si punterà su un profilo giovane in attacco. Quindi priorità, dicevamo, innanzitutto alle eventuali uscite, con cui poi eventualmente aggiungere degli ingressi. La priorità è l'esterno mancino, come dicevi, un centrocampista nel caso di partenza di Vesino. Io allora ti chiedo, non ti aspetti quindi da parte dell'Inter, alcuni dicevano, sai, col passaggio del turno in Champions magari si potrebbe pensare ad un regalo per mister Simone Inzaghi, un piccolo investimento aggiuntivo. Ti chiedo, non te lo aspetti? Diciamo che poi le ultime notizie con riduzione della capacità degli stadi eccetera forse aggiungono un minimo di prudenza in più, probabilmente, sì, anche in ottica mercato. Un minimo di prudenza in più, e poi per il momento l'Inter non ha quella disponibilità economica a gennaio che potrebbe avere poi nel periodo estivo, con gli incassi ovviamente di un'eventuale vittoria dello scudetto, di un eventuale comunque passaggio del turno in Champions League, e dunque Marotta e Ausilio devono fare per il momento di necessità e virtù anche in questo caso, anche in questa sessione del mercato. Dunque tutto è legato alle possibili uscite, e tra le possibili uscite, Lorenzo, ti aggiungo che per il momento non sono sul tavolo quelle di Sanchez e Villa, perché la volontà dell'Inter, della dirigenza dell'Inter, è quella di tenerli a disposizione di Simone Inzaghi, perché sono due titolari aggiunti, sia Sanchez, che ha dimostrato quando è entrato in campo di poter fare ancora la differenza, e Vidal, comunque un uomo di grande esperienza a centrocampo, e l'ho dimostrato anche nelle ultime gare che ha giocato, sia a posto di Calhanoglu sia a posto di Barella. Dunque per il momento, diciamo così, sono congelate eventuali uscite dei due cileni, il cui futuro può essere discusso meglio in estate. Ok, hai citato l'estate, io tra poco ti faccio una domanda pesante, allora però visto che hai citato appunto il mercato estivo, sappiamo che già adesso fare previsioni è molto difficile perché c'è di mezzo tutta la questione, la discussione in atto in questi giorni sul futuro societario e quant'altro, però sappiamo e sai sicuramente meglio di me che l'Inter già in questi giorni è molto attiva, soprattutto sui parametri zero, hai già accennato tu anche al mercato interno in Serie A. Io ti chiedo se tu ti sei già fatto un'idea su quello che potrà essere il mercato dell'Inter anche in ottica estiva. Molto dipenderà dai risultati sportivi sicuramente, però in linea, diciamo, di progettazione, programmazione, quali possono essere i movimenti, che linea sarà seguita secondo te? Innanzitutto, Lorenzo, c'è da registrare l'arrivo di Onana in estate. Tu parlavi di parametri zero, perché Marotta fin dai tempi della Juve è molto attento ai parametri zero. Onana praticamente chiusa la trattativa parametro zero, sarà lui l'erede di Handanovic, poi vedremo se Handanovic resterà effettivamente all'Inter o sarà il dodicesimo, sarà il vice appunto di Onana tra i pali della squadra di Inzaghi. Un altro parametro zero che stuzzica molto è il nome di Ginter, che in uscita dal Borussia Mönchengladbach, il club tedesco ha
è ufficializzato proprio nei giorni scorsi che il difensore non rinnoverà il contratto, e dunque è un'occasione appetibile sul mercato dei parametri zero per l'Inter, però anche lì la concorrenza non manca, soprattutto del Barcellona. Io ti segnalo, Lorenzo, tre nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per la prossima estate, uno per ruolo, quello di Bremer, che è un giocatore che piace tantissimo da tempo alla dirigenza dell'Inter. Anche lui non ha ancora rinnovato il contratto, però è scadenza nel 2023 con il Torino, però senza l'accordo Bremer in estate è destinato appunto a lasciare il Granata di Cairo. Un altro nome che piace tanto, questa volta per il centrocampo, è quello di Frattesi. Dunque ritorniamo sempre in casa Sassuolo, perché oltre a Raspadori, oltre a Scamacca, un altro nome segnato in rosso nell'agenda di Marotta è Ausilio, è quello di Frattesi, che dopo aver fatto molto bene l'anno scorso in Serie B con il Monza sta dimostrando uno dei migliori centrocampisti anche in Serie A in questa stagione. Poi ovviamente in attacco, ne abbiamo parlato prima, piace tanto Scamacca, sia per caratteristiche fisiche, sia per ruolo, sia per i movimenti che ha in campo, anche per l'età, perché è un classe 99. Poi l'Inter preferirebbe puntare su uno zoccolo italiano, tutto azzurro, per il presente, ma anche per il futuro. Dunque Scamacca, oltre, aggiungo io, a Raspadori e del Sassuolo, sono i due nomi più gettonati per, diciamo, dare una rinfrescata a quella che è l'attacco dell'Inter, perché ovviamente Dzeko sta facendo bene, però inizia ad avere i suoi anni, dunque all'Inter serve soprattutto una pista, una prospettiva giovane, e vista l'impossibilità magari di arrivare a certi obiettivi come Vlahovic, il cui costo lievita volevo chiederti questo, di gol in gol, perché ci sono alcuni che sostengono nei nostri video, nelle nostre dirette, che l'Inter, le voci su Scamacca siano un depistaggio, mentre l'obiettivo di Marotta, secondo alcuni, è Vlahovic. Tu dici quindi che in realtà è molto difficile. È difficile, Lorenzo. Io credo che l'unica via veramente per arrivare a Vlahovic sia un sacrificio in attacco. Quando parliamo di sacrificio in attacco, tutti ovviamente pensiamo a quello di Lautaro Martinez, perché se effettivamente arrivasse un'offerta pesante fuori mercato per il Toro, nonostante il recente rinnovo del contratto, come è successo per Lukaku, e se ci sarà anche la volontà, che per ora non c'è, specifichiamo che non c'è, di lasciare l'Inter, l'Inter sarà per così dire costretta a cedere il Toro, e senza Lautaro Martinez, con l'incasso ovviamente con il tesoretto dell'argentino, allora sì che in quel modo l'Inter ha le armi, in questo caso ha le basi per tentare un assalto a Vlahovic, anche se la concorrenza è super agguerrita, e oltre alla Juventus c'è soprattutto la minaccia della Premier League, che hanno più disponibilità economica in questo momento rispetto a Juventus e Inter. Dunque io sinceramente prevedo un futuro lontano dall'Italia, lontano dalla Serie A per Vlahovic, perché se non sarà magari una big inglese, c'è anche il Bayern Monaco forte sul giocatore viola. Vado in conclusione, Giorgio. Hai citato Premier, hai citato Lukaku. In queste ore, in questi giorni, non si può non parlare di Lukaku. Dichiarazioni, ne ho già parlato, veramente pesanti, soprattutto se consideriamo che è sotto contratto con il Chelsea, lo ricordiamo bene. Quindi dire queste cose, queste frasi, proprio mentre si è sotto contratto con il Chelsea, io non penso che l'abbiano presa bene, anzi abbiamo visto, non l'hanno presa bene in casa Chelsea. Però volevo chiederti un po' che idea ti sei fatto tu, e so che hai anche raccolto delle notizie, visto che molti hanno già iniziato ad ipotizzare un possibile prestito a gennaio, fare calcoli a livello di ingaggio e quant'altro. Oh, perché Lorenzo, l'Inter ha escluso un'ipotesi di un ipotetico e fantasioso prestito fino a fine stagione. Dall'Inter ci catalogano come puro fantacarcio, un'ipotesi di un Lukaku che tornasse a gennaio all'Inter per 6 mesi in prestito secco, con l'ingaggio pagato in parte dal Chelsea. Io dico che, Lorenzo, sono delle dichiarazioni che hanno stupito eppure me, però da un lato c'è anche quel rimpianto di Lukaku nel lasciare l'Inter. Lukaku quest'estate all'inizio era convinto di rimanere all'Inter, perché era il giocatore centrale per Conte, lo sarebbe stato anche per Inzaghi. Poi si è presentata l'occasione Chelsea, lui è una
È un fan del Chelsea, oltre ad ammirare il club inglese fin da piccolo, fin da quando giocava in Belgio, ha sempre ammirato, ha sempre sognato di giocare nel Chelsea. La prima avventura non è andata bene, adesso e si è presentata una seconda occasione è per lui e dunque l'ha presa al balzo, però lui dentro di sé non avrebbe voluto lasciare l'Inter perché l'Inter gli ha consentito di riscattarsi sul piano internazionale, di essere, di diventare uno dei primi cinque centravanti al mondo, e l'ha dimostrato sia con l'Inter sia con il Belgio. E adesso che le cose non vanno così bene è nel Chelsea, dove c'è qualche inconvenzione tattica con Tuchel, e qui riemerge un po' l'amore che non è mai andato via tra Lukaku e l'Inter. Dunque, secondo me, nel Belga c'è tanto tanto rimpianto quest'estate di aver lasciato l'Inter. Però adesso, sinceramente, come filtra anche all'interno dell'Inter e del club, non c'è margine per un ipotetico ritorno del Belga, perché ha un contratto lunghissimo e pesante con il Chelsea, perché guadagna circa 20 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto guadagnava fino allo scorso giugno all'Inter. Dunque, non è un'ipotesi che per il momento è pura fantasia. Vedremo, però sono curioso di vedere Lorenzo come si svilupperà, come andrà la situazione al Chelsea con Tuchel, perché nelle recenti dichiarazioni del tecnico del Chelsea prima del prossimo match di Premier League non è andato giù per il sortile, e dunque ha, per così dire, censurato il comportamento e le parole di Lukaku e quelle che sono state comunque le dichiarazioni bomba per un ipotetico ritorno all'Inter del centravanti belga. Molto, molto pesanti davvero. Giorgio Musso da calciomercato.it. Giorgio, ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi. Grazie mille. È sempre un piacere, Lorenzo, complimenti per la trasmissione, complimenti per il sito, e dunque un in bocca al lupo per il vostro lavoro, e ovviamente rinnovo i complimenti a voi e auguri a tutti di un buon 2022. Grazie mille, grazie. Ringraziamo allora il nostro Giorgio Musso e da calciomercato.it, come detto. Se ci avete seguito fino a questo punto, mi raccomando, vi ricordo, iscrivetevi subito qui al nostro canale cliccando sul tastino iscriviti. Vi ricordo poi che se volete sostenere il nostro progetto trovate anche il tasto abbonati per entrare a far parte della community dei nostri sostenitori. A me non resta che augurarvi un buon 2022, vi auguro veramente un grande anno a voi, a tutte le vostre famiglie, a tutta la famiglia interista, ovviamente. Ci risentiamo in diretta poi alle 19:30 ogni giorno e se ci avete seguito fino a questo punto, come al solito, mettete nei commenti l'emoji del pallone. Per questa volta usiamo questa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci rivediamo poi in diretta.